Bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nostro video. Siamo qui, tornati su GTA 5 Online perché la Rockstar ha appena rilasciato nuovissime informazioni sul DLC che uscirà il 13 dicembre, a meno che lo posticiperanno perché ci sono veramente tantissime cose il 20 dicembre. Partiamo dall'inizio, a parte che per Natale metteranno sicuramente la neve, i costumi, i pigiami, ma le solite cose. Però è veramente un aggiornamento grande perché mettono nuove missioni, il trasporto di veicoli di lusso, che ci faranno fare veramente tanti soldi. Hanno detto che missioni così veramente non si sono mai viste su GTA 5. E metteranno nuovi veicoli speciali, questi 20, famosi 25 veicoli. Alcuni sono già presenti nel gioco, ma metteranno con qualche rifinitura, magari qualche pezzo speciale, li cambieranno sicuramente. E poi dei veicoli speciali, che anche uno è presente nel gioco, ovvero il quad, il blazer. Lo metteranno e ci monteranno sopra due mitragliette, quindi sarà sicuramente devastante. E l'altro veicolo speciale, secondo me il più bello che metteranno in questo aggiornamento, è il veicolo con la carrozzeria a fatta di rampa, presente anche nel video di Fast and Furious 6, che spazza via tutte le macchine, veramente spettacolare, qualcosa di incredibile. Altri veicoli speciali sono dei furgoncini, verranno piantati mitragliatrici, dei razzi, ma qua c'è veramente dell'incredibile. Uscirà un nuovo veicolo speciale che ha un paracadute, delle mitragliatrici e dei razzi. Veramente qualcosa di epico. Cioè, questo qui tu puoi andare in volo, atterri e puoi sparare razzi, mitra, veramente devastante. Cioè, costeranno tutti tantissimo, e il prezzo infatti hanno detto che saranno dai 1,5 milioni ai 6 milioni di tutti i veicoli nuovi. Ecco perché con queste missioni nuove guadagni tantissimi soldi. Io non ho niente da dire, secondo me sarà un aggiornamento incredibile, voglio portarlo sul canale perché è veramente spettacolare. Appena ho letto queste informazioni, soprattutto dell'auto con la carrozzeria a forma di rampa, mi è tornata la voglia di giocare a GTA perché veramente non gioco da tantissimo tempo. Adesso aspettiamo questo aggiornamento che manca poco, una settimana più o meno, pochissimo dai, e poi lo porterò sul canale. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi sia stato utile anche per voi, che magari qualche appassionato di GTA lo vede e che gli è stato utile. Lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi se non avete ancora fatto. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bella ragazzi!